podium. Se ti fai il giro di mettere dove sta il vigile. Come il vigile? Fatti il giro da dentro. Non mi posso mettere qua di lato? Ma dove mettere giù? Ah, mi metto qua, guarda. Scusa, mi metto qua. Vai. Buonasera, leggerò questo breve comunicato. Tutti i lavoratori del Teatro Stabile di Napoli vogliono vivere del loro lavoro e si impegnano quotidianamente nella realizzazione delle loro attività con professionalità e serietà, siano essi a tempo indeterminato, precari o scritturati. Da molto tempo, ma soprattutto nell'ultimo anno, cioè da quando il teatro ha avuto il riconoscimento di teatro nazionale, abbiamo lavorato con grande responsabilità, nonostante le difficoltà economiche e i ritardi sui pagamenti ai lavoratori, ai fornitori e alle compagnie ospiti. In questi ultimi giorni sono arrivati pagamenti solo per alcuni di noi, mentre per altri, prevalentemente per coloro che non hanno un rapporto continuo e stabile con il teatro, non sono ancora stati effettuati. Per questo motivo abbiamo deciso oggi di ritardare l'inizio dello spettacolo, al fine di rivendicare i nostri diritti, e abbiamo pensato che fosse giusto rendere partecipe della situazione anche il nostro pubblico, perché per alcuni di noi diventa sempre più difficile provvedere alle esigenze di vita quotidiana. Attendiamo che venga fatta chiarezza sulle regolarità dei pagamenti per tutti i lavoratori da parte degli enti soci del Teatro Stabile di Napoli, Comune di Napoli, Regione Campania, Città Metropolitana, ex provincia, Comune di Pomigliano d'Arco, Istituzione per la promozione della cultura del Comune di San Giorgio a Cremano, Istituto Banco di Napoli, Fondazione, unitamente al Ministero dei Beni Culturali. Se tutto questo non avverrà entro il 27 di questo mese, saremo costretti a bloccare le attività e le repliche previste per quel giorno. Al Teatro Mercadante è ridotto, chiedendo prima di ciò a tutti i soggetti sopracitati e dai media, un incontro pubblico al fine di dare un segnale sulle prospettive economiche del Teatro Stabile e quindi sul futuro dei lavoratori. Oggi va in scena un'edizione dello spettacolo senza il supporto dei tecnici di Catania che versano in condizioni peggiori delle nostre. A loro, noi lavoratori del Teatro Stabile di Napoli, esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Pensiamo infatti che a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della cultura vada assicurata da parte delle istituzioni la giusta e dovuta attenzione. Grazie. Iniziamo alle 9.